Ebbene, amici, fratelli della congrega, ancora la voce roca per un po'. Sarà così e chissà, forse sarà l'ultimo video di me in macchina, in solitari, per dirla come direbbe, come dice, violentemente, in maniera veementemente, il mio hater insistente che pensò di macellarmi, torturarmi, deridermi, calunniarmi, diffamarmi. Il suo obiettivo sarebbe immiserirmi, isolarmi, deprimermi e far sì che io mi immalinconisca, mi suicidi. Non voglio suicidarmi anche perché la mia morte nel mondo reale è avvenuta tanti anni fa e non intendo adattarmi e resuscitarmi per omologarmi, appiattirmi, essere schiavizzato, lavorare come la gente miserabile che poi si fa piacere anche il cinema che reputa di qualità a compensazione e non a magnificazione dei loro vuoti esistenziali, esistenza, resilienza. Esistenza, resistenza, ripetizioni, la follia che pervade il mio animo, no, nostalgia. Ho visto questo film, il 1º gennaio di Mario Martone. Ecco, parliamo anche di questi film che nessuno vede, anche se fu un film selezionato per partecipare agli Oscar, ma fu escluso. Come sono stato escluso io, ma ben venga, ne ho beneficiato da parte di ex liceali con madri insegnanti. L'insegnante è il lavoro più brutto del mondo, anche mia madre insegnava e se n'è pentita. Ecco, i pentiti, la mafia, l'andrangheta, la camorra, o Malommo. Mi sono riconosciuto nel personaggio di Favino, che ritorna alle origini, e nel personaggio di Malommo. Che sa molto di malocchie, diciamo, no? Di un tipo che insomma lì a Napoli viene un brugliette, no? Viene imbrigliato per via di uno sgarbo, no? Di un omicidio involontario, non preterintenzionale, ecco, si trova inguaiato tutta la vita poi. Piglia quella strada lì, ecco, della criminalità. Ma che posso dire? Anche io, quando con gente sottoscritta, mi ribellai giustamente contro delle persone che praticano del bullismo perché io mi dovevo sverginare, dovevo accoppiarmi, dovevo fare l'uomo e invece volevo conservare non quella purezza, quella durezza di me che si fa i cazzi suoi, che si guarda anche dei film pornografici. Insomma, successe dei casini, cose altro mondo. Mundo non è male, l'altro mondo. L'altro mondo. Io posso fare quello che voglio, diciamo, posso imitare gli attori, posso parlare da solo, essere picchiato per pazzo da un povero handicappato che non siete altro. Questo come essere fallo 3 sarà una storia, diceva, che inizierà dalla ricordanza di Giacomo Leopardi, poi si inabisserà il mio racconto in reportage, mnemonici di me, ecco, Rinza Vita, o che pensa, sembra la salita, ma questa vita è stata tutta una fatica. La questione della fica, ecco, questa è una fica che passa, no? Questo è un brutto vaglio, un vecchio, un ces, brutto cef, ma poi ti picchia una cefone, hai capito come si sta al mondo? No, no, non ho capito, malgrado le umiliazioni inflitte, le violenze patite, e voglio essere anche patetico, oltre che poetico, no, non sono cambiato proprio. No, non c'era proprio un cazzo da fare. Mi ricordo quando andavo nel paese, l'addio dei miei genitori, mi ero scordato tutto perché mi dovevo imborghesire, essere come questi di Bologna. Ma che sfigato, Dio buono, ma Dio porsi, ma ce l'ha un po' di dignità. Ma io andrei a parare su Balla coi lupi, che è un vinghe distrusse proprio quella stronzetta poi, di quei bravi ragazzi e questa storia del gangsterismo, di Martin Scorsese, che mi ha proprio rotto un cazzo. Forse l'unico vero grande capolavoro non è Taxi Driver, è After Hours. Ecco, Balla coi lupi, questo qua che è sergente, capitano, caporale. Una vita in gangrenita, no? La gamba va in gangrena, però che succede? Lì rischi il tutto per tutto. Dice tanto. Meglio essere ammazzato piuttosto che rimanere invalidato e storpio. E allora fa così. Io avrei visto bene, avrei sentito bene anche la canzone di Phil Collins, no? Phil Collins.
grande film, Dance with Wolves. Mica sta puttana che la so da fare mostre film Oppenheimer. Fra un anno nessuno se lo ricorderà più. Ma c'è cazzo, so sta film. Noiosi, illustrativi. Il cinema non deve riprodurre la storia, anche perché voi vi siete accaniti tanto contro Napoleon. Ma la verità storica non ci interessa. Forse è meglio Ridley Scott rispetto a sto rimbambito che è più giovane di lui, Scorsese. Ma l'avete visto. Aveva ragione Totò da Napoli, ma hai visto che faccia che ha te? Con quella faccia lì, la faccia. Sì, io sono superficiale, gioco dalla faccia, d'altronde scorse schiere. Non può aver disparato, che si doveva dare al cinema perché altrimenti sarebbe un testo sparato. Infatti, l'ammette lui stesso in The Departed, no? E poi, in tante interviste, avrebbe fatto il prete, il gangster, il poliziotto. Infatti, The Departed, i gangster. Adesso vuole girare questo film su Scorsese, che non sarà un vero e proprio film, tratto di nuovo da Shusha Endo, quello The Silence. Ma state facendo tutto quanto. Che poi il doppiaggio di Robert De Niro in Toro Scatenato da Raging Bull. State zitto, no, state zitto. Soltanto che se avesse detto, mamma fate un brugliè, detto cheat, ammutolito, state buono. Se avesse detto nel doppiaggio state cheat, nessuno avrebbe capito. Quindi state zitto, non so dice state zitto. E quindi c'è cazzo, voglio dire, piaceva andare in quel paese, picchiare la gente. Piace, sono sempre stato così. La gente pensava è debole, ma forse soffre di qualche schizofrenia, fobia sociale, diciamo, beh. Forse indirizzato, mandato a pigliarvi tutto che l'aveva mandato a fanculo tutti quanti. Io vivo come cazzo, mi pare, anzi, con questa voce sembra proprio uno di quei mariuoli. Ma basta con sta Bologna. Ma diciamo, ci vuole un'istruzione, ci vuole la distruzione, la faccia da capo. È chiaro? Se lo fate incazzare, diventa capo da capo. Quindi capo da cazzo. Vedete, da pigliarvi la puttanazza che vi scopate, trombatevela. E io voglio pure clacsonare, disturbare. Sono cazzi che riguardano me. Altrimenti, provate di nuovo a chiamare qualche centro di salute mentale, qualche psichiatra della minchia, gli mette una pallottola nella cassetta, ecco, nella buchetta della lettera, nella cassetta della posta, diciamo, meridione di così, vedrai come gli viene la cacarella, come nel padrino quando gli presenta la testa pozzetta di un cavallo. Mi è piaciuto scherzare, non dovevate scherzare contro un malone, andate a pigliarvelo tutto in ghetto. Io sarò il vostro tormento, il vostro terrore, vi farò un culo così. Borghesi di merda.